La parola a Angelo Cavagna. Inizio con una frase contenuta nella Pacem in Terris, l'enciclica di Papa Giovanni XXIII, dove dice che pensare oggi di risolvere i conflitti nell'era atomica est aliquid alienum a ratione. Questo latino è stato poi tradotto in italiano nella versione italiana della enciclica in questo modo: sembra quasi impossibile pensare che nell'era atomica si possono risolvere i conflitti con la guerra. Sembra quasi impossibile. È già stato un tradimento dell'enciclica, perché invece quel latino, aliquid est, pensare di usare le armi atomiche per risolvere i conflitti, est aliquid alienum a ratione, è qualcosa che è fuori di cervello. Credo che sia più chiaro il testo originale. Comunque è un elemento positivo che tocca anche a noi, chi è cattolico, ma anche nella cultura in generale, valorizzare queste prese di posizioni nette, chiare, forti, e richiamare a rispettarle. Ma quello che dove io ho trovato, quindi mi limito ad accennare alle cose positive, cose positive, perché le sento poco accennare, sono poco conosciute anche nello stesso campo cattolico, non le sento mai citare. E allora la novità più netta l'ho trovata nel nuovo catechismo degli adulti della CEI, cioè dei vescovi italiani. Non il catechismo del Vaticano, insomma, eccetera. Quello proprio dei vescovi italiani, che ha il titolo La verità vi farà liberi, fatto dopo il Concilio Vaticano II. Ecco, mi limito quasi a leggere una paginetta, che quindi faccio presto, perché illustra, propone un complesso di riforme, veramente un sistema di pace, non soltanto un elemento o l'altro. Tra l'altro io anche recentemente ho fatto un librettino che c'è qui, Padre Ottavio, per le edizioni missionarie e comboniane, è intitolato 12 vie alla pace. È un 12 esemplificativo, non esaustivo, perché sono tante le vie alla pace, ma ed è anche qui fuori per chi lo voglia prendere. E qui dentro c'è un po' ripreso un po' tutte ste vie qui. Allora inizio. Abolire la guerra. È il titolo del capitoletto sul problema fondamentale della pace, che tutti vogliono, ma con tante concessioni e perfino esaltazioni del suo contrario. Il nuovo catechismo degli adulti della CEI segna su questo punto una vera svolta, che non è esagerato dire storica. Notate che l'ho pubblicato, è parte di un articolo che ho fatto su Settimana, e nessuno mi ha contestato, almeno non sono arrivate delle contestazioni, anche perché cito tra virgolette il testo. Primo, anzitutto esclude la pena di morte. Afferma oggi l'accresciuta consapevolezza riguardo alla dignità di ogni uomo, ancorché criminale, induce ad abolire questa pena. Pagina 491. Condanna poi l'aborto, citando il Concilio Vaticano II, la vita una volta concepita deve essere protetta con la massima cura,
l'aborto e l'infanticidio sono delitti abominevoli, pagina 491. Viene condannato anche il suicidio, è da considerare un grave disordine il suicidio, che implica il rifiuto del dono di Dio e del compito da Lui affidato. Molto spesso però ai suicidi manca la piena responsabilità a causa dell'angoscia opprimente e del crollo delle energie psichiche. Per questo oggi si concedono spesso anche le esequie religiose. Stesso no all'eutanasia, disordine delittuoso è anche l'eutanasia, che consiste nella soppressione in dolore direttamente voluta di una vita giudicata non più degna di essere vissuta, di solito a motivo di qualche malattia dolorosa e inguaribile. Da notare che però la dottrina cattolica non urge l'accanimento terapeutico. Quinto, sotto il titolo Abolire la guerra, il Catechismo dice: è il mezzo più barbaro e più inefficace per risolvere i conflitti. Il mondo civile dovrebbe bandirla totalmente e sostituirla con il ricorso ad altri mezzi, come la trattativa, l'arbitrato internazionale. Si dovrebbe togliere ai singoli stati il diritto di farsi giustizia da soli con la forza. Pratica vuol dire abolire gli eserciti, come è già stato tolto ai privati cittadini e alle comunità intermedie. Poi, quando si è fatto l'unità d'Italia, dove sono andati a finire gli eserciti del Piemonte, del Ducato di Milano, eccetera, tutto così. Quindi via tutti, un corpo di polizia all'interno, un esercito per l'esterno, oggi i problemi sono mondiali, via tutti gli eserciti. Allora, indica poi la vera alternativa alla guerra. Appare urgente promuovere nell'opinione pubblica il ricorso a forme di difesa non violenta, chiaro e tondo. Ugualmente meritano sostegno le proposte tendenti a cambiare struttura e formazione dell'esercito per assimilarle a un corpo di polizia internazionale. Su questo io insisto molto, sulla distinzione essenziale tra esercito e polizia. Esercito uso omicida della forza, invece polizia uso non omicida della forza. Abbozza poi la via istituzionale alla pace, così cara a Giorgio La Pira e Don Dossetti, che è stata recepita nell'articolo 11 della Costituzione, seconda parte, che quasi nessuno cita, e che dice: l'Italia consente a cedere parte della propria sovranità, quindi vera autorità, a istituzioni internazionali che garantiscano giustizia e pace per tutti i popoli. La pretesa dei singoli stati sovrani, continua il Catechismo, di porsi come vertice della società organizzata sta diventando anacronistica. Si va verso forme di collaborazione sistematica, si moltiplicano le istituzioni internazionali, si auspicano forme di governo sovranazionale con larga autonomia delle entità nazionali, cioè il principio di sussidiarietà. Io aggiungo solo una considerazione che oggi mi sembra necessaria. La colpa, questo lo aggiungo io, la colpa inaudita di costruire, di fondere e usare armi atomiche grandi e piccole. Tutta la Chiesa dovrebbe bandirla totalmente e insistentemente. Anche in Italia esistono molte, questo lo sappiamo, ecco, è realmente messa in gravissimo pericolo la sussistenza stessa dell'umanità sulla faccia della terra. Cosa aspettiamo? E vorrei aggiungere una cosa dei vescovi USA, che condannano la politica della dissuasione nucleare del loro governo. E guardate che non è un vescovo o l'altro, ma sono 75 vescovi degli USA,
non sto a leggere, ho fatto delle fotocopie, alcune fotocopie che metto qui a disposizione per chi le vuole. Ultimo accenno, l'ordinario militare della Germania però, non dell'Italia, l'ordinario militare della Germania, quando si è trattato della guerra in Afghanistan, questa guerra non è giusta. E giù, e anche lui cita la difesa non violenta, cose straordinarie, quindi ci sono anche delle cose positive. Mi fermo. Grazie Padre Angelo. Ogni tanto, grazie all'attualità, qualche notizia riesce a filtrare. Abbiamo scoperto che forse 8 bombe nordcoreane sono un grave pericolo per la pace e la stabilità internazionale, l'abbiamo letto sui giornali. Sugli stessi giornali, in questi giorni, abbiamo letto cifre che di solito non danno mai. Allora, Stati Uniti 12.000 testate, Russia per il Corriere 18.000, per la Repubblica 16.000. Quindi se 8 bombe nordcoreane sono un grave pericolo, figuriamoci 30.000, facendo i calcoli, in mano a due potenze cosiddette responsabili. Io inviterei, siccome certe cose le ho capite con molta difficoltà, credo di averle capite, di andare a approfondire delle notizie che sono facilmente reperibili da tutti. Per esempio, di queste 18.000 testate sovietiche, su una c'è sicuramente scritto Bologna, è puntata su Bologna, sicuro, perché fa parte delle loro strategie, non è la controforza, è la dottrina americana. Quante volte si è pensato di lanciare il missile con sopra scritto Bologna su Bologna nella storia di questi anni? Allora, se andate su internet, c'è il capitolo guerra nucleare per errore. Non è che sono segreti militari. Abbiamo avuto la grave crisi di Cuba, lì c'è stato il film Days, e lì blocco navale, se lo forzava scoppiava il patatrac. Ma poi ci sono tanti casi, perché il NORAD, per esempio, il grande centro di rilevamento che hanno appena chiuso, poteva scambiare voli di oche, onde lunari, cioè varie volte si è state sul punto di premere il bottone. Questo per quale motivo? Anche questo non è un segreto militare. Ci vogliono 20 o 40 minuti per andare a annientare il paese nemico. Questo è il tempo di percorrenza dei missili. E allora c'è il problema che quando vedono questi segnali devono avere una decisione immediata, sono lì, con la fretta, con l'urgenza. Se c'è una situazione politica più o meno tranquilla, dice, vabbè, saranno le opere, o qualche cosa che non funziona nel computer. Se invece c'è una situazione di crisi, il problema diventa molto più delicato. Quindi su internet trovate che una decina di volte, almeno, PISLINK per esempio, il missile targato Bologna poteva essere lanciato su Bologna in questo periodo. Ora, non voglio fare ovviamente del terrorismo, perché il problema, io mi sono convinto che è un problema gravissimo quello della guerra nucleare, un problema che veramente giustifica l'allarme che ci propone padre Zanotelli. Siamo di fronte all'incapacità del genere umano di emanciparsi di una concezione distruttiva della risoluzione dei conflitti. E qui c'è l'aspetto positivo. Cioè, da dove nasce tutto questo enorme apparato? Hanno fatto calcolare 100.000 testate, ora sono 30.000, avranno speso 15.000 miliardi di dollari, hanno fatto questo calcolo, quindi sono quattro soldi. Hanno imbottito di plutonio tutto il pianeta, ne hanno calcolato 170.000 tonnellate, tali da fare
si possono fare 150.000 150.000 bombe con questo plutonio, il quale è un elemento che di per sé, anche se non scoppiasse la guerra nucleare, potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza del pianeta. Questa era una tesi della femminista Elena Caldicott, lì c'è la posta del manifesto organizzata dal Centro di Missione della Pace, e c'è un'assemblea, un'iniziativa proprio riportata che abbiamo fatto con questa dottoressa femminista, candidata al primo Nobel, con un premio Nobel, John Sefirot, Gottbach, che denunciava il pericolo della plutonizzazione del mondo e ricordava che un grammo di plutonio, se fosse equamente distribuito, potrebbe, non avviene mai questa distribuzione, provocare 18 milioni di cani, teoricamente. Non c'è questa distribuzione. Cioè il plutonio è un elemento che non esiste in natura, che viene fabbricato dalle centrali nucleari, serve per fare le bombe, e il solo averlo decade in 50.000 anni, la vita media evidentemente 25.000 anni, quindi è un bel problema che, anche se non scoppiasse la guerra atomica, abbiamo consegnato ai figli dei figli dei figli. Ma questo perché? E questa è la mia convinzione. Tutto questo apparato si fonda sull'idea della forza che riposa sulla capacità distruttiva. Cioè io incido e decido negli avvenimenti se uso la minaccia della capacità distruttiva. Tutto questo apparato, questi costi, per cui siamo arrivati a un finale apocalittico, dobbiamo risolverlo entro 50 anni, forse questo problema. E invece esiste un'altra idea della forza. È quella che stamattina ci hanno fatto vedere il film. I pescatori, i 700 pescatori che uniti e organizzati per 2 anni hanno bloccato il poligono di Tito. La difesa popolare non violenta, secondo me. La forza dell'organizzazione, della solidarietà, della costruzione, dell'amore, possiamo usare tanti aggettivi. Su questa idea della forza dovremmo basare la nostra difesa. Non come dice la NATO, qual è il concetto strategico del 99? Scritto, nero su bianco. Qual è la suprema garanzia di sicurezza? Scritto. La deterrenza nucleare, la nostra suprema. Su che cosa noi dobbiamo affidarci? La nostra sicurezza. Su una cosa che ci porterà, continuando in questo modo, alla estinzione della specie umana, o cambiare strada, siamo sul finale apocalittico. Allora io per questo dico che in questo momento, pur essendo per il disarmo dei temperini, come Lega per il disarmo laterale, proprio perché siamo in un momento critico, la Pira diceva finale apocalittico, dobbiamo concentrarci per eliminare questo problema. Subito ci ha dato un respiro l'accordo tra Reagan e Gorbaciov, ora la proliferazione sta prendendo, dobbiamo usare la tattica preventiva, il problema lo dobbiamo risolvere oggi, perché se i missili partono, io non credo che le preghiere all'onnipotente riusciranno a salvarci. Ora è il momento, ora è il momento in cui dobbiamo agire per disarmare, non risolveremo tutti i problemi, l'umanità sarà sempre conflittuale, ma avremo evitato la fine della storia, la fine di tutto il senso del passato, tutti i sacrifici che hanno fatto l'umanità che ci ha portato a quello che siamo oggi. Stiamo parlando di noi e dei nostri figli, non stiamo parlando di cose che dovremo risolvere un domani. Questa è la mia preoccupazione e per questo credo che dobbiamo spenderci con azioni radicali, forti. Come possiamo ottenere questo disarmo se non vogliamo rischiare niente? Non vogliamo rischiare come rischiano i militari quando vengono mandati nelle missioni di pace. Vogliamo ottenerlo così, non dobbiamo conquistarci. Che cosa siamo disposti a fare in modo organizzato per risolvere questo problema nostro e dei nostri? È un problema immediato. Ecco perché sono importanti le proposte come l'obiezione di coscienza alle spese militari che ha citato Andrea. In Vietnam, faccio quest'ultima osservazione, si è riuscita a mettere in crisi un sistema di potere imperiale, perché c'erano le manifestazioni di 1 milione di persone che facevano
le abbiamo viste anche nei film. Però con l'esercito di leva, in quelle manifestazioni, avveniva che un migliaio di giovani con la cartolina a precetto pigliavano quella cartolina, la bruciavano con scritti "non parto", e non lo facevano per le televisioni, perché molti di quelli andavano in galera, cioè accettavano questo rischio. E in quel momento c'è stata una grossa crisi del sistema di dominio imperiale, gli anni 60 e 70. Poi, successivamente, è stato recuperato, hanno inventato in America l'esercito professionale, l'abbiamo importato qua in Italia, copiando dagli americani il peggio, abbiamo rinunciato alla nostra Costituzione che dice la difesa della patria è il sacro dovere del cittadino, quindi una cosa che non possiamo delegare. Chi difende noi stessi? Noi dobbiamo difendere tutti, donne, uomini, bambini, organizzati però in un sistema. Ed è questo il discorso della difesa alternativa. Questo è il modello che poi dobbiamo studiare e applicare con le realtà, quelle che ci sono oggi, quelle che lottano, perché secondo me un grande istruttore della difesa alternativa è il nostro amico pescatore, organizzatore di quella lotta parzialmente vincente. Dico parzialmente vincente. È un grande esempio che dobbiamo, o quello che stanno facendo i notavi a Torino contro una violenza di uno Stato che vuole imporre burocraticamente ciò che una comunità rifiuta. Può avere torto quella comunità, però la democrazia è questa, si accetta ciò che accetta, non che vuole una comunità. Quindi noi dobbiamo lavorare con gli uomini, non sono le teorie, dobbiamo organizzare queste realtà, questi comitati. Noi siamo la difesa, quindi noi alla forza distruttiva garantiamo le nostre relazioni, difendiamo libertà, diritti, ed è questo che siamo costretti purtroppo, io credo, sbaglierò, a risolvere noi tutti, quelli che siamo qui dentro e quelli che dobbiamo riuscire a coinvolgere col nostro lavoro fuori. Un grazie collettivo a tutti, e in particolare poi a voi che avete ascoltato con pazienza. Volevo fare due o tre rilievi, perché le differenze sono tante e i bisogni di chiarire alcune cose non mancano mai. Io credo che il problema del nucleare, il problema atomico, sia il problema di tutte le armi, messo in particolare evidenza su un settore da studiare separatamente per conto suo. È da quel dì che c'è questo problema, non da oggi, non ci nasce sotto gli occhi, l'abbiamo lasciato crescere e quindi siamo, come spesso, in un gioco di ripresa. Volevo sottolineare però alcune cose che sono state dette. Uno è la citazione casuale della termine le donne, che è venuto fuori sia da Massimo che da Alfonso, per caso. Nessuno ha parlato del rapporto, perfino da un rapporto da utilizzare biecamente, che è quello della grande capacità delle donne di essere contro elementi di distruzione e di morte. Poi noi donne facciamo anche le soldate, e quindi c'è la tentazione del modello unico che oggi è estremamente forte, soprattutto per le più giovani, ma il problema delle donne è affrontare il problema della violenza come termine strutturale, che non viene mai affrontato a partire dalla logica delle donne come problema di struttura. La questione delle donne non è una legge sullo stupro, è una legge sul rifiuto di autorevolezza delle donne, di parità delle donne nella loro autonomia e libertà. Quindi stanno insieme i blocchi del tetto di cristallo che impedisce di fare carriera, ci sta dentro il rifiuto a essere libere di poter uscire la sera canterellando magari vestite un po' scollate con la sigaretta in mano, ci sta il fatto di non poter di aver sempre paura se di notte sentiamo un passo dietro le spalle,
ci sta il fatto che in famiglia spesso siamo picchiate, eccetera, eccetera. Cioè, quando si dice c'è un'emergenza stupri, è un discorso parziale, si alimenta il discorso della sicurezza, ma non è quello che è il modo di essere contro la violenza nella maniera più radicale possibile. Le donne sono le migliori alleate di questo momento anche particolare, che necessita l'unione di tutte le forze costruttive per battere la violenza. Un piccolo argomento sulle religioni. Io non sono così ottimista come padre Cavagna. Credo che il segnale più bello la Chiesa lo potrebbe dare eliminando quel suo corpo militare che è l'ordinariato militare, con un vescovo generale che ha i gradi e lo stipendio del Ministero della Difesa. I cappellani militari, ci può essere l'assistenza religiosa, ma non credo che questo sia una militarizzazione di una consapevolezza di fede. Vorrei dire oggi che sui giornali leggiamo il Nobel dell'economia data a Yunus, che è un segnale così bello, così positivo. Vorrei anche dire che Yunus è un islamico e che probabilmente molto della sua proposta nasce dalla pratica della zakat. In molti paesi islamici quello che è il nostro contributo delle tasse viene fatto attraverso l'intervento diretto all'autorità religiosa per le spese che riguardano la comunità, i bisogni sociali, eccetera. Questo l'islamico è uno dei 5 precetti del musulmano, non vengono mai meno. E se noi lo mettiamo a livello di base, ecco, è un po' un'ispirazione che a Yunus è venuta guardando soprattutto le donne. Le donne del sud del mondo, alle quali un po' di fiducia, non teorica ma concreta, di un prestito da restituire, ha consentito di rilanciare perfino la questione ecologica, eccetera, eccetera. Volevo anche parlare del senso di realtà e del realismo, perché il senso di realtà vuol dire che se c'è una guerra, la guerra c'è e non possiamo rimuoverla. Forse ci possiamo anche sentire in colpa per non avere fatto qualcosa per prevenirla, ma c'è ed è qualcosa che dobbiamo affrontare volta per volta in quello che comporta. Il realismo è quello di ritenere che così com'è va bene o comunque è necessario accettare senza rimettere in discussione l'esistente. La formula machiavellica che il fine giustifica i mezzi, davanti al discorso del nucleare va a pezzi, perché il mezzo nucleare mette in condizione di annullamento del fine. Quindi voi capite che grande forza anche sul terreno etico-morale viene fuori da un capovolgimento di chi si fa carico di affrontare il problema della legittimazione della forza della violenza, partendo dalla fionda delle origini, arrivando però al nucleare. Il nucleare è la morte totale e quindi questo è molto... Su questo c'è il discorso del rapporto con la politica. A me rattrista molto, sarà perché io anch'io ho fatto esperienza parlamentare, mi rattrista molto il fatto che la gente senta adesso non posso intervenire contro perché governano i miei, no, governano quelli degli altri, eccetera. Ma se uno dice una cosa che io non condivido, è perché non devo criticare. Il diritto di critica c'è sempre, comunque, per tutti. È la libertà. E questo deve essere, non che tutte le volte che io critico l'altra parte si sente offesa, si sente messa in questione. Ognuno argomenta con gli argomenti che si ritrova. D'altra parte io credo che sia assolutamente necessario arrivare, e lo dico anche se è un argomento non pertinente, ma invece credo che c'entri, a una nuova legge elettorale, perché ci è stata tolta la possibilità di nominare le persone, di indicare le persone a cui noi affidiamo
la nostra, non tutte le nostre. Sono contenta che condividiate, però credo che sia anche urgente muoversi un pochino, perché chi governa non è diverso da noi. Chi è in posizione di responsabilità maggiore, non gliel'ha ordinato un dottore, quindi certamente se la tiene, ma le difficoltà che ha sono tante, quindi l'accerchiamento dei problemi soffoca anche, quindi è bene che la società articoli, ma articoli delle proposte, non dei brontolii o delle lamentele e basta. Credo che sia importante anche conoscere, perché nella storia ripetiamo un po' spesso la questione dell'invenzione dell'acqua calda. Il movimento della pace dell'Ottocento, per esempio, è stato escluso dalla trasmissione storica, eppure è stato molto importante. Ed è stato importante anche vedere come verso il 1860 c'era chi diceva, tra l'altro era una donna, Clémence Rouvier, che diceva: se continuano così le cose andiamo verso una guerra mondiale. Passò mezzo secolo e fu vero. Ecco, cioè non è che le cose avvengono così per caso, bisogna leggere anche nella storia del passato. Quelli che avevano voluto fare delle cose positive sono stati castrati anche dalla trasmissione della memoria storica. Noi non dobbiamo subire questa abolizione, perché sappiamo di essere minoranza della minoranza. E questo vuol dire che è una debolezza, ma è anche una forza se noi impariamo a stare più uniti, a non valorizzare tutte le volte il cappello spaccato in quattro, ma a cercare di realizzare delle forme costruttive, che intanto sono quelle di studiare insieme, socializzare le scoperte che facciamo, le informazioni che riceviamo e divulgarle. Adesso c'è la possibilità di usare anche internet, che è un buon strumento di divulgazione, di estensione. Forse non è usato nel modo migliore, ma credo che si possa fare qualcosa di più, anche perché io ho timore che noi stiamo sempre con delle idee un po' vecchie. Pensate che c'è già il soldato virtuale nello studio, cioè una città si può trovare addormentata a un certo momento, invasa da alieni in qualche modo, cioè le guerre del futuro, se per disgrazia si continua a trasmettere il principio che le conflittualità non si risolvono con la mediazione e il negoziato, ma con l'esplosione dei conflitti. Noi abbiamo davanti un futuro inquietante, ma molto di più di quello che è il solito fungo nucleare. Ci sono delle ipotesi, e per questo io credo che bisogna essere attenti. Le azioni dimostrative vanno regolate a seconda di come è la situazione locale. Nei paesi non democratici possono essere consentite azioni a rischio, non nei paesi democratici. Io non condivido che nei paesi democratici si vada anche a distruzione di apparati, di cose. Credo che le manifestazioni siano proprio quelle dei pescatori sardi. La difesa popolare non violenta certamente è un argomento importante, ma non dimentichiamoci che la guerra di campagna è quella che ha studiato l'esercito, e che ha studiato anche recuperando molti degli studi fatti dai non violenti. Nessuno dice che è mal fatto, siamo nell'utilizzazione totale, però attenzione, perché, come dire, non è una cosa così originale, bisogna sostenerla con spostamenti in avanti del livello progettuale, del livello dei contenuti, così per le spese militari. L'Eurofighter tra l'altro è anche obsoleto, perché sono 20 anni che è lì che lo registrano, e così altre cose. Mi viene in mente il servizio civile può diventare una sacca di precariato. Attenzione quindi a non seguire soltanto le farfalle sotto l'arco di Tito, cercando invece di realizzare delle cose più forti.
Credo che sia un momento di discussione molto importante e molto interessante. Tutto quello che è stato detto da questa parte del tavolo credo che sia stato molto, molto bello e positivo, ma credo che si possa aggiungere anche qualcosa. Io ho solo un'ultima cosa da dire, è venuto fuori anche negli ultimi discorsi, il rapporto con la democrazia. Gente, le militarizzazioni, le guerre attaccano questo livello ancora modesto di democrazia che siamo riusciti ad avere in tutti i paesi in cui è possibile votare e in cui la parola libertà ha senso. Se guardiamo gli Stati Uniti e guardiamo il Patriot Act e la legge votata l'altro giorno per utilizzare, non si dice la parola tortura, ma mezzi eccezionali di intervento su chi viene fermato per ragioni di terrorismo, credo che la democrazia è a rischio. Noi dobbiamo tenere ai diritti e siccome i diritti vengono studiati e perfezionati dalla giurisprudenza moderna, contemporanea, teniamo presente che fra i diritti di ultima generazione è stata messa la pace. La pace come diritto, e io credo che su questo anche un bel discorso specialistico sul diritto sia fondamentale e possa chiudere come auspicio la nostra giornata, che vorrei chiamare di lavoro perché siamo qui dalle 9:30. Grazie a tutti e alla prossima.